Presidente Negrini, primi giorni di allenamento della prima squadra della Pallavolo Follonica che si prepara per giocare in Serie C. Diciamo subito quali sono le prime impressioni? Ma intanto un clima disteso e piacevole, una ventata di novità percepita dalle atlete, percepita dai dirigenti. Stiamo tutti di più e meglio in palestra. Direi che la novità è questa, e che è il primo passo, un passo importante. Era quello che abbiamo cercato di fare, e questa tappa l'abbiamo raggiunta, e siamo contenti. Intanto, stiamo partendo. Parliamo anche del nuovo tecnico, un'impressione anche su di lui. Certo. Tanta stima, un ragazzo giovane, un ragazzo pieno di energia, vivace, capace, quindi ottima impressione. Spero che possa andare avanti per la propria carriera e per tutto quello che può avvenire alla Pallavolo Follonia, soprattutto nel settore giovanile. Sono stati pubblicati i gironi provvisori, o meglio, quello che potrebbe essere, diciamo, il futuro calendario della Serie C, e anche in questo caso una sua opinione su quello che potrà fare la Pallavolo Follonia, anche se è presto, e su quello che invece sono le prossime avversarie, compreso il derby con il Grosseto Volley che, almeno sulla carta, ha costruito una bella squadra, ha fatto, come si dice in gergo, uno squadrone. Sì, complimenti al Grosseto Volley perché ha costruito veramente un'ottima squadra. Penso che abbia le ambizioni e le carte in regola per avere le ambizioni. Per quanto riguarda la nostra squadra, è una squadra che ci credo, credo in questo ragazzo, credo nelle atlete perché il clima è quello giusto. Stanno lavorando bene, in questi giorni ho seguito personalmente gli allenamenti e sto vedendo degli ottimi risultati, quindi non metto limite, non metto limite. Penso che la squadra debba andare avanti partita per partita senza, per ora senza darsi nessun obiettivo. L'obiettivo verrà sicuramente dopo il Natale, a quel punto ci guarderemo tutti in faccia e decideremo dove cercheremo di andare, insomma.